Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dei pregiudizi musicali. Cantare in libertà. Esistono, come ben sapete, tantissimi generi musicali e ognuno di noi si sente più legato ad alcuni generi, appunto, e meno ad altri. Ad esempio, a me piace molto il rock, il pop, un po' l'R&B, eccetera. Però, comunque, il mio consiglio è quello di ascoltare tutti i generi musicali. Tutti è un parolone, però comunque di fare, io dico, un viaggio ogni tanto alla scoperta di altri mondi che magari adesso non ci appartengono. Come noi facciamo dei viaggi proprio fisici, che andiamo a visitare altri paesi, pur tornando poi a casa nostra, così noi possiamo fare, dedicarci magari un periodo, una settimana, a scoprire altri mondi musicali. Ad esempio, possiamo dedicarci al blues, al rock, alla musica elettronica, alla musica etnica, al fado, a qualsiasi genere che magari non conosciamo perfettamente, ma che vogliamo approfondire, al jazz e così via. Sicuramente abbiamo tanti amici che fanno generi diversi dal nostro, che magari li praticano quotidianamente e quindi possiamo farci dare una mano da loro, facendoci consigliare quali sono gli artisti, per esempio del jazz che possiamo ascoltare con più facilità, oppure del heavy metal o di qualsiasi genere noi vogliamo approfondire. Questo perché ogni volta che noi facciamo un viaggio, quando torniamo a casa, pur non trasferendoci in un altro paese, comunque portiamo un bagaglio culturale che sicuramente ci arricchisce. Nella musica io credo sia un po' la stessa cosa. Quindi, se per una settimana ascolto il jazz e ascolto un po' di repertorio che magari anche non avendo nessun amico che pratica, vado su Google, vado su internet, scrivo jazz, mi esce la storia del jazz, mi escono chi sono gli artisti più importanti e così via. Per una settimana cerco di approfondire quel mondo, anche se non lo sento mio, non mi appartiene, magari all'inizio nemmeno mi piacerà, però poi addentrandomi magari scopro alcune cose che mi erano sfuggite e che non conoscevo. E quindi mi arricchisce sicuramente, così ascoltando la musica elettronica, così ascoltando tutto, insomma, ascoltando tutto quello che abbiamo detto. Ad esempio, quando noi facciamo un viaggio, se andiamo, ne so, in Cina mangeremo il sushi, se andiamo in Spagna la paella, poi quando noi torniamo a casa proviamo a cucinare proprio noi questi cibi. Magari non saranno eccellenti come quelli del posto, ma sicuramente li conosciamo e li sappiamo un po' riprodurre. Così è per la musica. Che stai facendo, Mario? La paella. Com'è? Quindi, se noi riusciamo ad ascoltare anche altri generi un po' lontani da quello che noi facciamo, questo ci permetterà di toglierci anche dei pregiudizi, magari legati solo a un'immaginazione. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.